Buona domenica amici, come va? Bentornati sulla cucina di Bobo Chef. Oggi è domenica e oggi è giornata di ragù. Sì, il ragù. Voi come lo fate il ragù, ragazzi? Nelle vostre famiglie, come lo fate il ragù? Io oggi farò il ragù alla bolognese. Ho già messo a soffriggere la carne con sedano, carote e cipolle. E sta andando. Sentiamo il suono dell'amore. Ragù classico alla bolognese. Prendete 350 grammi, la mia dose per oggi, 350 grammi di tritata di maiale, 450 grammi di vitello. Io uso il vitello piemontese sempre, la fassona. La fassola piemontese. Poi fate un trito con sedano, carota, cipolla, un pezzettino di aglio, una foglia di alloro. Mette tutto dentro, fate soffriggere la carne con i gusti. Mettete il sale. Il sale serve per far tirare l'acqua in eccesso alla carne, così si può caramellizzare benissimo. Dovete caramellizzare la carne e fare il processo di Maillard. Sarebbe che la carne contiene gli zuccheri, si caramellizza e viene bella gustosa e croccante. Dopo che avete fatto soffriggere la carne caramellizzata, sfumate con vino rosso o vino bianco, come più vi piace. Io uso il vino rosso oggi. Un bicchiere, fate evaporare e dopo aver evaporato mettete la salsa, la passata e fate cuocere per 2 ore a fuoco basso e dopo che sarà cotta a fuoco basso ci sarà il trucco che vi svelo dopo. Continuiamo. Poi io uso questo qua nella mia cucina, è un saporitore Maggi, tipo un brodo concentrato di verdure e carne, nei brodi, negli arrosti. Lo metto a posto del sale. Lo fate andare. Vedete come viene bene? L'aglio ha fatto il suo dovere, io adesso lo tolgo e lo metto da parte. Sentite? Microfono nuovo, cavalletto nuovo, vediamo se stavolta il video viene meglio.
È il momento di andare a inserire il vino rosso. Un profumino, ragazzi. A fiamma elevata fate evaporare il vino e ci prepariamo per andare a inserire la passata di pomodoro. Ok? Un attimo. Eccoci qua. Io uso la Petti 100% italiano, è buonissima, costa di più ma vale di più. Io, se non finisco la mia salsa, uso la Petti o il pelato. Oggi uso la Petti. Pomodoro delicato, passata extra fine, 100% italiano. Ecco qua, benissimo. Guardate che bel colore. La caramellizzazione. Andiamo con la passata. Eccoci qua. E da buon chef meridionale. Un po' d'acqua. Una shakerata in italiano, una maniata in calabrese. E la buttiamo dentro. Aiutiamo ad inciu. Scusate, volevo dire aiutiamo e inciu. Ok? Ok, ci siamo. Poi. Ora abbassate la fiamma. Al minimo. Sale. Un po' di poco sale perché abbiamo messo l'insaporitore Maggi. Ancora un filo di olio, quello che uso io, biancolilla, 100% italiano. E poi ci va e cuocere. Fate cuocere. Che domenica è senza il ragù o il sugo con la carne? Al sud si usa, in Emilia, anzi adesso in tutta Italia, perché noi del sud, del centro-sud, abbiamo portato la buona cucina meridionale al nord Italia. Oggi vi faccio vedere il ragù alla bolognese. Domenica prossima facciamo il sugo misto di carne alla calabrese, come la faceva la mia nonna. Adesso guardate il ragù. In cottura. E adesso, amici, ci vuole tanta pazienza, e oggi mangeremo questo ragù con una pasta fantastica. Ve la prendo e ve la faccio vedere, per intenditori. Arrivo, eh? Ecco qua la pasta. Mi è arrivata ieri con Amazon, ringrazio chi me l'ha mandata. E chi vuole diventare mio partner
Puoi scrivermi a calabrotta79@gmail.com. Aspetto i vostri doni per fare le ricette. E chi ha piacere di mandare un dono per Natale culinario, poi farò una ricetta con i vostri prodotti. 100% di Gragnano. La fusilleria di Gragnano. Guardate che pasta, ragazzi. Fatta a mano, essiccata a mano a bassa temperatura. 100% italiano, grano italiano. Ancora grazie a chi me l'ha mandata. Ciao, buona domenica, a dopo con il ragù pronto e la pasta. Ciao, da Bobo Chef, iscriviti al canale, lascia un commento, un mi piace, o anche se non ti piace, ma so che ti piacerà. Iscriviti. A te non costa nulla, ma a me mi fai felice perché devo raggiungere il mio obiettivo e ricordo che c'è la maglia gratis già pronta, 500esimo iscritto e 1000esimo iscritto. E altre novità, quando raggiungeremo 1000 iscritti, se no continueremo con i video. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Ragù alla bolognese a modo mio. Un abbraccio dal vostro chef Angelo. Bobo!